per provarci. Potremmo provare Azazel. Proviamo Azazel, va. Come stai, Zimmy? L'audio... non so se ci sta in realtà, forse è un po' basso. Salve. Come ti senti? Azazel, che è un... sei devastato, mi hai fatto tardi ieri poi, Ze. Sì, Sofì, così, proprio brutale. Ancora respiri, va bene. Già che respiri già è tanto, eh. Non è poco. Un HP up, veramente? Ah no. Ma che cazzo ho preso? Almond milk. Che cazzo fa almond milk? Pensavo fosse... sì, così, de botto, de brutto, de botto, de brutto. Che cazzo fa almond milk? Ti sei svegliato 4 volte. Guarda, ti posso capire perché, fidati. Io stanotte, guarda, lascia sta. Platinum God. Almond milk. Io pensavo fosse un HP up con la nuova grafica. Allora, 4 volte il tier rate. Diminuisce di tanto il danno. Individual tier skin random worm effect. Ok, random worm effect. Danno molto 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 diminuito. Perché non mi vede? E mi sa che è un po' una cacata. Però adesso spariamo un brimstone continuo. Vediamo un po' se è buona sta roba. Mamma mia, che schifo. Eccola. Che merda, ragazzi. Che schifo. Che schifo, questo è un buon oggetto. Madonna. Ancora ci vediamo? In che senso? Saccia, bella. Ah! Vabbè, bene, bene. Oh, però sti due cuori non mi fanno schifo. Ci siamo visti poco fa a casa dei miei. Ci siamo visti prima a casa che il mio... davvero, auguri! Auguri, caro. Io tipo subito the full, proprio così. Super brutale. Auguri, quanti anni fai? Ancora là. Aspetta, chi è più grande dei due? Zem? Raga, fa schifo ma non fa schifo. Faccio più schifo io in realtà. Probabilmente. Vabbè, sto prendendo danni del cazzo. Il problema è che questo personaggio devi stare molto vicino ai nemici. Quindi è comunque tosto di suo. Il fatto di togliere tutto sto danno. Damage up. 2,34 di danno. Zem, ok. Allora, la run è iniziata in maniera pessima. È iniziata veramente malissimo. Si è scollegato qualcosa, non so cosa. Ah no, non era il... lo scollegamento. Sì, ma proprio male, male, male. Vediamo dove ci porta. Tanto io sto proprio nel chilling più totale, non tryhardo. Quello che noi dovremmo fare è arrivare alla... a sbloccare Tainted coso qui. Quindi... oh, Gimpy è buono. Gimpy è buono. Gimpy non è per niente male. Il problema è che non facciamo danno. C'è veramente uno schifo. Ma che differenza c'è tra soy milk e almond milk? Ma io ho cercato almond. Sì, mi senti sì. A parte che uno è le mandorle e uno è di soia. Io devo sfruttare più il fatto che posso volare. Quindi mi metto qui. E non mi beccano. Piercing shot. Con un fottuto brimstone. Va bene. Va bene. Non serve un cazzo, però. Vediamolo. Che schifo. Ma non puoi riposarti, Kumi? Qui serve. Sì, ho voglia. Serve proprio tanto. Ok,
No, io dicevo proprio dormire. Ah, hai detto che non c'hai sonno, è vero. Cioè, in realtà non è che facciamo proprio schifissimo, eh. Potrebbe essere addirittura fattibile se mi desse qualche oggetto decente e non piercing shot. Allora, lo shop no. Oddio, una bomba ci servirebbe in realtà. La bombetta. Ora mi è venuto, però non posso. Immagino. Giochi col joystick o con mouse e tastiera joystick? A proposito del joystick, a me non mi va giù. Non si può? Vabbè. Forse solo fuori game. Io se. Guarda, se mando la levetta analogica su, vedete che posso orientarlo. Come vado giù, non funziona più. Non so perché. Uomini e donne, fra in live pomeriggio svoltato. Sì, ma io non sto molto in live, Sofì. Ti ripeto, ho avviato la live per. Boh, così. Ho detto. Mi voglio fare una partita da Isaac. Sti cazzi, vado in. No, ho sbagliato, non dovevo toccarlo. Mi scordo sempre. Ah! Mi scordo sempre che io sto tizio. Lo devo lasciare stare. Chi? Bastardo, mi stava per beccare. Questo è un HP up. Proviamo sempre ad andare con i fatti. Con l'angelo. Avrà ragione. No, no, in realtà con i pulsanti XY, XB si può fare. Comunque, Zem, tu provi a giocare normal o hard? Ti spiego. Questo gioco in normal non ha senso. Non ha alcun senso giocarci in normal. Parti da sto presupposto. Però, comunque, per far pratica, magari potrebbe essere. Shot speed up. Infatti parte prima. Almeno per prendere confidenza, magari potrebbe esserti utile. Però ripeto, giocarci a normal è inutile. Cioè, non ha alcun senso. Cioè, proprio. È uno spreco di tempo. Però qualche run a normal. È il roguelike, bravissimo. Pretty fly, buono. Ragni, meno buono. Però due bombe, dai. Almeno qualcosa mi hai dato. Ma come faccio ad avere. Scusatemi, come faccio ad avere cuori rossi con Azazel? Ma io sapevo che non poteva averli. Guarda! Ah no, è Blue Baby che non può averli. Ah, cioè, veramente mi sto impegnando come mi impegnerei, boh, a mangiare una merendina. Però mi sta uscendo buona robetta adesso. Forse dovrei impegnarmi un po' di più. Dovrei evitare di stare sdraiato. Che bello, senza webcam sdraio, mi scaccolo. Uff. Easy. Non mi sono dovuta truccare. Anus Vision. Non so se conviene tirarla fuori adesso. Forse no. Forse conviene tenersela per qualche piano un po' più difficilotto. Chiavi a go-go. Va bene. Parava. Sei senza capo perché non hai gonfiato la piscina e la banana. No, te l'ho detto, a me basterebbe anche solo la piscina, la banana, non devo comprarla. Però sì, diciamo che sto aspettando l'estate per una stream del genere. Vado giù a casa al mare e la faccio direttamente da lì. E porca puttana, ci ho preso più danni qua dentro che altrove. Bene, beh, possiamo anche riavviare la run. Ma me lo prendo. Ma perché noi siamo easy? No, no, noi siamo pro player. Ci prendiamo Curse of the Tower, ragazzi. Easy game. Per chi non lo sapesse, al primo danno che piglio, bombe ovunque. Un'ecatombe di bombe. Un'ecabombe. Nel senso, cioè. Sì, raga. Scusate, ho sbagliato tasto. Ho lasciato premuto R per sbaglio. Raga, dobbiamo andare easy. Non ce la faccio a impegnarvi. Gappi? Sì, vabbè, due danni così. Un'ecabombe. Un'ecatombe di bombe. Gappi? Ciao,
Cioè, calcolateci, abbiamo 5,25 di danno. Pensate quanto danno ci aveva tolto. Balls of Steel, ottimo inizio. Range down, no. Non so se però ha senso su... Cioè, ha effetto su Azazel. Cioè, Azazel è questo. Noi prima facevamo un danno ridicolo. È vero anche che adesso la dobbiamo caricare il colpo, però magari ci dà un tears up o qualcosa del genere, quindi il colpo diventa un po' più facile da caricare. Però vedete che noi shottiamo i nemici. Prima non gli facevamo un cazzo. Allora, HP up, va bene. Allora, questo vomito qui in particolare, questo non è il Brimstone normale. È il Brimstone di Azazel, che è limitato. Ho sbagliato a premere. È limitato proprio appositamente. Però con molti range up un pochino può aumentare. Allora, questo ci dà sticky bombs che si attaccano ai nemici e soprattutto ci dà 5 bombe. Quindi potrebbe essere un buon inizio. Un cuoricino. Ok. Che cosa dovremmo fare con lui? No vabbè, io voglio andare a sbloccare il Tainted. Quindi indifferentemente da quello che dobbiamo fare con lui, non lo facciamo. Andiamo per il pat. Per risalire la home. Questo mi carica l'oggetto se prendo danno, quindi non ce ne frega una mazza. Più che altro il Balls of Steel, non mi ricordo che pillola era. Non mi ricordo il colore della pillola. Queste cose dovrei controllare. Abbiamo due chiavi e due chest. Vedete, queste sono stanze fatte per essere impicciose, ma con Azazel te le fai proprio easy. Hanno tolto il pip dell'app di telefono Twitch? No. A me non va. Può essere che hai aperto la chat? Perché tipo su iPad se apri la chat non te lo fa. Se stai in full screen sì. Poi dipende, se stai da Android invece basta che vai alla home e te lo apre. Questo dovremmo shottarlo in teoria. Quasi. Però questi qua... Ok, potrebbero essere un problema queste mosche rosse. Ok. Easy. Vabbè, il pro player, raga, di Isaac. 250.000 ore di Isaac. Looks like this. Evil up, un cuoricino nero. E se non sbaglio, ho aumentato il drop di bombe. Mi sa che ha aumentato il drop di bombe. Ok, matchstick non è male, però io devo lasciare un trinket a terra. Quindi lo lascio qui. Ok, possiamo andare. Ma fatti... Cioè, controlla, Gumi, non è normale. Ciao, Moon! Buon pomeriggio, cara. Sei in pausa? Oh, questi... No, vabbè, questi non mi fanno niente. Io ho 4 chiavi, conviene andare qui? Che cos'è? Che stanza è questa? Conviene sì, perché io volo. Ma che te. Buono. Questa la vorrei aprire. Sì, sì, dai, apriamola. Una bomba di merda. Vabbè, abbiamo recuperato una chiave, dai, va bene lo stesso. Ancora per poco alle 15.40 torno al lavoro. Vabbè. Queste nere non dovrebbero farmi danno, in realtà. Io controllo la casa strana e che ora mi sta venendo mal di testa. Non lo so, in realtà. Cioè, è strano così all'improvviso, eh. Magari ti potresti prendere qualcosa che ti dà un po' di forza, tipo per dirti una cioccolata o un... pure un'acqua e zucchero, anche se sembra una cagata, in realtà non lo è. Cioè qualcosa che ti dia un po' di energia, insomma. Un bel Mars. Un Kinder Pingui. Che effetto mi dà sul Brimstone questo? Ma lo migliora o lo peggiora? Vediamo un po'. Che brutta stanza. Ma in realtà penso che sia esattamente identico. Sì, questa stanza è enorme, non vedo dove sta. La troll bomb. Entriamo qui. Potrebbe valerne la pena? No. Però vabbè. Forse acqua e zucchero. Ma pure una bella cioccolata, eh. In questi casi... aiuta. Ah, è vero, io ho gli sticky bomb. Ottimo, anche un bel po' di bombe. Chi è? Sto cazzo. Chi è?
Ma guarda che stanza! A parte che qua Agalaz sinceramente potrebbe essere utile. Però lo devo fare a fine stanza, sono deficiente. Oh! Ok, devo fare tipo... Ah, ratatatata! Ma perché non muoiono? Secondo me sto verme... Con la nausea non mi va. Forse sei incinta. Vedete, il fatto di dovermici avvicinare necessariamente, è un po' una rottura di cazzo. La N di Napoli cosa... Dov'è la N di Napoli? Qual è la N di Napoli? Ma io non la vedo. L'hai usata prima la runa... Ah! La runa di prima era Agalaz. Era una runa che distrugge tutto quello che è nel piano. Quindi tutti i pot, tutte le pietre, tutti i fuochi. No, penso che i fuochi non li distrugga. Guardate che se mi metto qua non sanno dove andare, si fermano. Ma no, ma dov'è? Dov'è? Non lo vedo, non lo vedo. Sembra la IA dei giochi Ubisoft. Andiamo qua. Questo mi fa vedere le stanze segrete, giusto? Sì. Mi fa vedere la stanza dopo, fondamentalmente. Vedete, mi dice che lì c'è il boss. Vabbè, questo forse l'avevamo già capito da soli. Ok, allora, con calma. Questi che fanno? Scoppiano? No, ok. Devono solo avvicinarsi. Tanto non mi prendete qui. Ah, merde. Ottimo, perché adesso ho tutte le stanze segrete. Ma la migliore runa è Iera, che praticamente ti moltiplica tutti gli oggetti, ti sdoppia tutti gli oggetti a terra. E poi ce n'è un'altra che è Algiz, che ti dà la protezione per tot secondi. Quella è ottima. Algiz è ottima. Perché non ho preso la cosa? Perché l'ho messa male? Veramente l'ho messa male, ho sprecato una bomba così. Ma è finita la stanza, sì. Gappi. Ma vaffanculo, va. Che sfiga. Ok. Lo shop. The shops. Andiamo in the shops. Ed abbiamo Bogo Bombs, che mi raddoppia le bombe. Che non... potrebbe non essere male, sapete? Perché ho 12 bombe, ma io ho le sticky bombs. Le sticky bombs sono ottime. Tanto... Sto poraccio qua. Porca puttana, mi stavo per prendere. Io non mi ero neanche. Cos'è sta salsiccia? Che cazzo è sta salsiccia? Allora, non è un trinket. Quindi è un oggetto, lo devo solo trovare. Eccola. Ah, è proprio una salsiccia. All stats up, 1 HP, speed up, tears up, damage up, range up, shot speed up e luck up. Porca troia. Raga, il salsicciotto è bellissimo. Tacchete. Ottimo. Buono. Il salsicciotto. Chissà perché nella mente di Ed una salsiccia ti dà... Forse sarà salsiccia di fondi. Ah, stavolta non mi freghi però. Non ti tocco. Non ti tocco. Vai, vai, fai le tue cose. Ma non ti tocco. Salve. Oh, strunz. Stai calmo però, eh. Non ti... Ah! No. No. Te ne vai? Te ne vai? Te ne vai? Oh, scusa, ma io non ti sto toccando. Ma non è che funziona solo al primo piano? Ah, ciao ciao. Grazie. Grazie. Allora, il discorso adesso è... posso evocarla adesso? Se non gli faccio del male, c'ho l'oggetto per farla arrivare. Il discorso è... Andiamo di patti col diavolo? No. Andiamo di patti con l'angelo. Anche se ho due cuori in realtà. Però mi conviene andare di patti con l'angelo. A prescindere.
Ciao Graif. Oh, calmi, Hanno fatto la finta. E mori. Vediamo come funziona. Ma mica mi becca a me, no? No, ok, a me non mi becca. Ah, già te ne vai, così? Così? Minchia, però è buono. Pure a un boss è un buon oggetto. Mi piace il suono del flauto. Eh no. Volevate. Ok, quello è chocolate milk. Come funziona col brimstone di questo? Oddio, potrebbe rallentarmi di tantissimo gli shot. Azazel chocolate milk. Ok, allora. Praticamente funziona così. Io adesso devo caricare tutto per sparare. Con chocolate milk posso caricare pure a metà e sparare direttamente, facendo meno danno. Però mi rallenta lo sparo. Quindi non lo so se conviene. Non lo so se conviene, raga. Secondo me no. Secondo me no. Vero? Ah, ma tanto io volo, non mi fate niente. Pure secondo me non conviene. Perché comunque faccio meno. È vero che posso magari fare uno sparo d'emergenza, però purtroppo sono già molto lento a caricare, perché il personaggio è molto lento, però molto forte. Entriamo qua. Tanto ce l'abbiamo di cuori. Gappi? Gappi! Ok, abbiamo il primo oggetto di Gappi, però non so se portarmelo. Però aspetta, questo mi dà le... Mi dà le moschine, le mosche sono forti. Però questo mi piaceva, però sono meglio le mosche, raga. Sono meglio le mosche. Vabbè, diciamo addio per un'ultima volta a Plum. Ciao Plum. È stato bello. Mi devo ricordare di usare la testa di capo in ogni stanza. Scusate, non so se già l'ho chiesto, ma l'audio va bene? Cioè, si sente? Perché io lo vedo un po' bassino in realtà. Anche se poi a una certa qua comincia... La musica comincia a diventare molto più forte. Qua sarebbe stato buono l'oggetto che abbiamo trovato al primo shop, che carica l'oggetto attivo in base ai danni e non in base alla stanza. Sarebbe stato veramente ottimo. Non disturba, va bene, grazie. Sparato, stronzo. Forse leggermente più alto. Allora, la proviamo ad alzare un po', perché effettivamente a me, io dal... Da lì la vedo abbastanza bassa. Calcolando che poi a una certa lo dovremmo sicuramente abbassare. Vediamo un po'. Ma hanno fissato l'audio, mo sta a 70, prima l'altra volta l'ho dovuto mettere a 20. L'ho alzato proprio leggermente, proprio poco poco poco. Vedete le mie moschine bellissime? Che sono OP. Minchia, però aver preso la testa di Gappi vuol dire che in teoria dovremmo andare per i patti col diavolo, se vogliamo diventare Gappi, anche se dice che l'hanno nerfato. Ok, adesso comunque si dovrebbe sentire un po' di più. Bombe a non finire. Sarà merito dell'Evil App. Dal telefono è come se non ci fosse. Oh cavolo, davvero? Perché non mi dà la stanza segreta? Dove cazzo sta? Qua. Raga, tre bombe per una stanza segreta. GG. GG.
Si sente un pelino, ma per me va bene. Ma qualcun altro mi può dare un feedback su sto audio, raga? Perché è un po' strano oggi. Non so perché. Facciamo così. Perché comunque si deve sentire. Ah, ok, sono io deficiente, raga. Scusatemi. Raga, scusatemi, colpa mia. Adesso mi trovo coi volumi. Adesso mi trovo coi volumi. L'avevo abbassato da. L'avevo abbassato da coso? Da OBS, proprio l'audio de. Scusatemi. Ok, questa potrebbe tornarci utile dopo. Ok, adesso dovrebbe essere un volume accettabile. Ah, ma io c'avevo dei cuori sparsi, però. Giusto? No. Sì o no? No. Qua dentro? No. Parapara. Ok, questa stanza è brutta. Vai, mosca, vai. Hanno fatto tutte le mosche. E io pensavo la tua voce. No, no, la voce si sente bene, lo vedo. Era più l'audio di gioco. Perché l'avevo abbassato da. Cioè, c'era proprio. L'audio di OBS è abbassato. L'avevo abbassato oggi per Valorant. Perché Valorant lo metto sempre un po' più basso. Ci abbiamo qua dentro? Ah, il famoso chocolate milk. E niente, possiamo solo andarcene. Ma lo shop l'abbiamo visto? No, non l'abbiamo visto. 13 monetine, insomma. Magari c'è qualche sorpresa dentro. Questo è buono, raga. Facciamo così, va. Charge Baby è ottimo. Eppure una chiavetta a 3 centesimi scontata. Che fai? Non la pigli? Dai, andiamo così, va. Ok, infatti mi chiedevo perché fosse. Vabbè, ma sei stronzo allora. Oh, ne avessi beccato uno con sta bomba, eh? Ma perché viene verso di me? Ce la faccio? Oh, 8 ball shot speed up. Sì, shot speed up. Ok, adesso carichiamo più velocemente. No, raga, la Chaos Card. Non ci si crede. La Chaos Card. Ok, allora calmi. Con calma. Però la Chaos Card, dove posso usarla io? Per dove devo andare io non la posso usare. Sì, la posso usare, la lascio all'ingresso e poi la posso usare. E sì, che completion mark mancano qua? Perché vedo che mi manca un botto di roba. No, un botto di roba no, in realtà. Ok. Raga, abbiamo la carta più forte del gioco. L'oggetto, uno degli oggetti più forti. Uno degli oggetti più forti, non l'oggetto più forte. Non mi ha dato il patto con questo bastardo. Catacombs 2, ok. Raga, la Chaos Card è. Bello. Devo solo stare attento a non usarla per sbaglio. Soprattutto a usarla bene poi. Perché va lanciata e sinceramente più di una volta non l'ho lanciata bene. Cioè mi sono sbagliato proprio a lanciarla. Non mi ricordo mai se la direzione è data dalla direzione del personaggio o dalla direzione della lacrima. Credo, presumo della lacrima. Ok, fuori uno. Ma la mia mosca non può fare il suo lavoro una volta tanto? La locusta verde dovrebbe essere quella che avvelena. Credo. Ok, The World la possiamo usare, ottimo. Allora abbiamo. Sacrifice Room subito. Easy. Ho perso una monetina? Aspetta, ma quella per terra era il trinket, però. Quello lì non lo posso portare se porto. Se porto la locusta. Devo capire solo questa locusta che fa. Ok, avvelena. Petrified Poop. Via subito. Vieni.
Per i fate poop mi dà più possibilità di avere drop dalle cacchine. Infatti, vedete. Mentre Swallow of Penny mi dà una monetina se prendo danno. Quindi non è un buon trinket. Questa qui invece mi dà una locusta che ad ogni stanza avvelena il nemico. E sinceramente potrebbe essere buono come no. Maledetto. Muori. Madonna santa, però non mi dà mai un cazzo di buono. Io mi lascio la Petrified Poop, sinceramente. Ah, quello l'ho ammazzato, ma ci potevo tornare. Vabbè. Mi lascio. Boh. Ma forse la locusta era meglio. Non lo so neanche io, sapete. La locusta alla fine è che fa tanto, eh. Oddio. Devo stare attento pure alle mosche, perché a volte magari vanno a ammazzare qualcuno che io non mi aspetto e mi esplode in bocca. Ah, è esplosa così proprio? Beh, HP up così. E soprattutto mi ha dato anche la velocità, non sapevo. Mi disse pure velocità. Comunque, la mia impressione è che il mio brimstone è più lungo rispetto a prima. Madonna, ma quanti ne so? Here comes the money. Money, 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 money. Di poco, ma sì. Sì, ma pure secondo me, eh. Range up, lockdown. Ma il range up di quanto? Oddio, forse sì. È sempre difficile da vedere. Oddio, la lockdown mica tanto. La lock in questa espansione è stata rivista parecchio. Molto utile. Di un altro pochino. Sì, ma roba di pixel, secondo me, eh. E niente. Tu me lo dai un cuore? No, però mi dai soldi. Va bene. Sai che c'è? Vai, va. Mi ridai i cuori, va bene. Raga, siamo abbastanza messi bene. Anche se non ho idea di come si può fare con Azazel i boss finali. Leo, a risalve. Oggi live a orari improponibili. Sto cominciando a fare live a orari improponibili. Cioè, nel senso, improponibili. Della serie che non le ho mai fatte a quest'ora. Cioè, le facevo una volta a quest'ora, non le ho più fatte. Ah, scatter bombs. Sì. Tanto meglio di niente. Tanto ce l'abbiamo qua. E adesso le nostre bombe sono diventate bombe di raids. Quindi dentro hanno delle altre bombette. Però sono esplose instant. Questo vuole le chiavi. No, non te le do le chiavi, bello mio. Però posso fare una bella cosa. Che sicuramente ti farà piacere. Ti faccio esplodere. Devo stare attento a quelle bombette però, eh. Attenzione. Questo se tengo il brimstone abbastanza riesco a fare sia loro sia quello che ci esce da dentro. Se riesco a tenerglielo. Ecco, vedete, sciotto pure il mostro che ne esce da dentro. Ok. Questa la potremmo sfruttare, però la dovevamo trovare prima in realtà. Non siamo messi per niente male. D'altronde siamo con Azazel, voglio dire. Per me le live dopo che torno dal lavoro ci stanno. Uso la Chaos? Qua? No, direi proprio di no. Aia. Maledetto. Maledetto. Il boss non mi becca. Un damage up, ottimo. Il boss non mi becca e quello stronzetto mi becca. Ricordatemi. Holy Grail, flight più HP up. Buono per l'HP up relativamente, ma l'oggetto di merda perché già aveva. Madonna. Ma le mie bombe adesso sono sticky? Ah! Raga, ho preso un danno del cazzo. Ho preso un danno stupido proprio. Shiny Rock, ma sì, va. Ciao, buon lavoro, Moon.
poi c'è Shiny Rock, sapete che non mi ricordo come funziona, nel senso, cioè come si vede. Allora, questo dovrebbe essere Ball of Tar, se non sbaglio. Però non mi ricordo e quindi vado a controllare perché eventualmente non mi ricordo comunque cosa fa. No, non è Ball of Tar. Che cazzo è quello? Qualcuno lo sa in chat? Eccolo, compost. When used, compost doubles up the current number of blue flies and spiders you have. When picked up, when also destroy the consumer on the ground. Ok. If you have no pickups on the ground in the current room, compost will spawn. Vabbè, una merda. Cioè, lo prendo, è compost. Lo prendo e mi raddoppia. Ma non ne vale la pena. Io vorrei vedere se questo è Balls of Steel. No, non è Balls of Steel. Infested. È infested, ok. E la carta non mi interessa perché tanto io mi dovrò comunque, a prescindere, portare appresso la Chaos. La Chaos, Chaos, come cazzo vogliamo chiamarla. Io voglio vedere se trovo una Shiny Rock. Comunque mi è sempre stata inutile, non riesco a vedere quando si illumina. Infatti, però io sai che non so se si illuminano, che ne so, all'ingresso della stanza, se si illuminano di continuo. Non so come, per questo mi sto facendo il giro del piano, tanto non abbiamo fretta. All'ingresso e poi un blip ogni 10 secondi, ok. Va bene, Zimmino. Boh, io non vedo un cazzo. O stanno, o magari sta in questa stanza grande e quindi non li vedo. Vabbè, andiamo avanti, va. Vai. Quando trovi una tinted non la rompere e fai le prove. Sì. Però oltre alla tinted dovrebbe trovarmi anche quelle black market, no? O comunque, tipo, io adesso non ho visto nulla. Solo che ho paura di guardare le rocce e di non guardare che minchia sto facendo quando entro in una stanza. Buono questo. Ragazzi, siamo molto forti perché abbiamo aumentato di un botto il tier rate e quindi riusciamo a caricare il colpo molto più velocemente dell'inizio. Va bene, Zem. Ti pare? Ma ti pare? Che premo e mi esce tipo qualcosa di OP? Ti dovrebbe trovare anche le botole. Quelle intendevo, sì. Ok, quello è morto da solo. Ah, con la mosca, perfetto, ottimo. Sparite tutti. Questa è una stanza brutta comunque, perché io su queste ci vado addosso 100%. Madonna, quelle bombette sono più pericolose che altro. Ma sai che c'è? No, ma qui c'è ancora lo shop però. Grid? Così? Va bene. Questo non ci interessa. Va bene, Zem. Tranquillo, ma ci mancherebbe. Ok, qui c'è una tinted che non si è illuminata all'ingresso. Forse alla fine, alla fine della stanza, può essere? No. Sì, ma non shina. Guardala. È rotto sto oggetto, scusami. È rotto. Allora, o è cambiato il funzionamento. Allora, vediamo un po' sulla wiki. Perché alcuni oggetti hanno cambiato il proprio funzionamento col DLC. Tinted rock and rock control speed will flash when Isaac enters the room. Then once every... Eh no, è esattamente come hai detto tu. Once ogni 10 secondi. Siamo a 24, eh. Arriviamo a 14 e vediamo. È a 14, a 34. No, raga, è rotto. È rotto. È totalmente rotto. È totally rotto. Però questa tinted rock non mi dispiace per niente.
Maledetto. Io li odio quei fantasmini di merda. Ok, ok. Aiutatemi mosche, che io questi li odio. Oh, ma non morite? Che cazzo. Sì, cuori a non finire. Ma perché mi sta riempiendo di cuori questo personaggio? Ok, andiamo su. Ah, che bella stanza di merda. Meno male che siamo Azazel. Tra l'altro abbiamo aumentato un botto il danno. Facciamo 8 e passa. Bella sta Shiny Rock. Tra l'altro io ho posato qualcos'altro per Shiny Rock. Però vabbè, ormai è andato. Oh. Ok. Che fanno? Ah, questi sono quelli che attaccano super veloci, mi sa. Ma tanto io volo. Mi dispiace solo che ho preso alcuni oggetti che sinceramente erano proprio evitabili. Senti, io c'ho un botto di bombe. Una la uso per togliere sta stronzata qua in mezzo, perché mi rompe le palle. Range down, te lo tieni tu. Ok. Siamo pieni di soldi. Oh, BFF è d'obbligo. Cioè, proprio sempre, da prende sempre. Guardate quant'è grossa la batteria adesso. Anche se in realtà abbiamo un oggetto che delle batterie se ne fa abbastanza poco. Però va bene. La cesta, questo è quello che mi droppa le cose. No, che cos'è? Che cos'è, Mr... Ma scusa, Mr. B non era quello che ti andava a prendere le cose? Mr. B. Sì. Item golden buttons enemies doors. Ok. No, ho preso un oggetto di merda, raga. Ho buttato proprio i soldi. Ho preso un oggetto di merda. Vediamo se questa era... Ha sempre range down, porca miseria. Ma io non me la ricordo mai. Ho buttato i soldi, perché quello era un oggetto di merda. Il Mr. Me non me lo ricordavo così. Questo? Ok. Io ancora continuo a vedere mostri che non ho mai visto. Mr. Me fa cagare. Cioè, non è che fa cagare in realtà. Cioè, sì, non ci spe... Cioè, se io... Per dirti, io non lo comprerei in una run normale. Ok, Mr. Me però ci può aprire questa. Quindi aspetta. Aspetta. Anche se non so minimamente come funzioni. Non l'ho mai usato. Vediamo un po'. Vabbè, ma io pensavo l'aprisse. Vabbè, ma 1,5 milioni di cuori qua. Bombe. Capito che c'ho poco bombs, però. Vabbè. Grazie per la chest. Chi ci abbiamo? Vabbè, se continui a spawnarti le mosche bombose. Oh, te ne vai a fanculo, sta spike di merda. Inutile dire che proprio di cuori siamo pieni. Questa. Aspetta, prima di poppare quella cosa, e magari mi teletrasporta. Non me li ricordo, raga. Non me li ricordo. Voglio essere sicuro di quello che prendo. Allora, la croce forse mi droppa cuori... Allora, la croce è l'Olimental, ma mi sembra l'Olimental c'ha... No, non è l'Olimental. La croce mi dovrebbe droppare cuori blu, che in concomitanza... Sì, è The Relic. Soul Art ogni 7-8 room. Il Repentance genera Soul Art meno frequentemente. Bravo. Invece, tutta quella cosa arrapogliata... Che cos'è? Breath of Life. When you hold the space bar down with this item, it will empty the charge bar gradually. When the charge bar gets zero, we grant you a brief period of invisibility. Non fa cagare. A croce.
Un pezzo di Sacra Sindone o la croce divina di Nostro Signore? La croce divina sul generator va benissimo. Tra l'altro con BFF in teoria dovremmo andare ancora meglio. Vabbè, io shotto tutti adesso comunque, eh. Sono molto 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 forte. Sapete che c'è? Io sta pillola la lascio qua, che mi conviene. Abbiamo una secret room, ce ne manca una però. Ah no, ci manca proprio. Madonna, io la treasure room non l'avevo vista. Magari un tears up potrebbe. Abbiamo un bellissimo dio, che sarebbe un D10, che rirolla i nemici. Va bene, sta bene così. Siamo bene così, grazie. Apprezzo l'offerta, ma non l'accetto. Esatto, esatto. Perché magari, che ne so, uno speed down, no. Ma che me ne fotta a me di via quella cosa. Dovremmo essere arrivati? Eh sì, siamo arrivati. Siamo arrivati, ragazzi. Peccato che... No, io volevo diventare famoso, Zem! Peccato che però abbiamo... Allora, dobbiamo fare questo. Chaos Card la lasciamo qui. Ok. Non vedo quello che c'è nel piano e questo potrebbe essere un grosso problema. Quindi dobbiamo stare molto attenti a dove andiamo, più che altro. Che è sto coso blu? Oh! Oh! E dobbiamo cercare il teschio con la X. Oh oh oh. No, che cazzo. Oh, non stavo prendendo più danni. Oh, vedi che funziona con BFF. Madonna, le mosche certe volte però. Ragazzi, vedete un teschio con una X sopra. Importantissimo. Wow. Con questo abbiamo svoltato la run, raga. Abbiamo svoltato la run proprio. Tutto ciò. Shiny Rock. Ma Shiny Rock non ce l'abbiamo più. Ah, mi sa che l'ho lasciata. Mi sa che l'ho lasciata lì. Mi sto perdendo. Ah, però con BFF questi sono più forti. Figo. Ma Gimpy non l'avevamo già preso? O era l'altra run? Sta funzionando. Sta funzionando il relic. Con BFF funziona, altro che... Altro che... Eccolo il teschio. Ok, abbiamo trovato il teschio. Perfetto, abbiamo the full. Visitiamo lo shop. Non abbiamo i soldi per quella. In teoria potremmo trovarli, ma poi alla fine non... Ah, ottimo. Una reroll machine che rirolla il nulla. The full l'ho presa, l'ho presa, l'ho presa. Ok, dobbiamo trovare il boss. E basta. Easy. Quelle c'hanno pure il coso. No, 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 vai, 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 al boss. Vai, shottiamola. Shottiamo! La maledetta. Oh, ste cacche. Vedete che mi servirebbe un po' di speed up dei colpi? Effettivamente ci metto ancora un botto a caricarli. Le cacchine si stanno solo facendo shottare. Perfetto. Allora, prima questo. Con Holy Water, che è stato potenziato, quindi ottimo. Ci prendiamo il questo tanto indifferente. Usciamo con The Full. Ci riprendiamo la Chaos Card. Ci prendiamo Shiny Rock, che non serve un cazzo. Ed entriamo qui dentro. Ok, ci siamo. Ci siamo. Avevo preparato lo spammino in caso non la vedessi. Ah, ottimo.
Ok, stiamo facendo il percorso inverso adesso. Stiamo risalendo, per chi non lo sapesse. E il trinket che abbiamo lasciato ad inizio run, adesso lo ritroveremo lì dove l'abbiamo lasciato, cioè nella boss room. Ma con... ma cambiato. Quindi adesso non è più... non so cosa siano questi. Non è più quel trinket, ma è un pezzo di chiave rossa, che è quella che ci serve per aprire la porta per Tainted Azazel. Ce la rischiamo? Non si sa, non si sa, non si sa. Oh, cazzo! DR esplosiva. Range up. Buono. X-Lax. Ok. Va bene. Non buono, ma neanche orrendo. Sto piano deve durare il meno possibile, eh? Madonna. Questo è un mini boss, quindi no. Quello rompe le palle. Quindi facciamo così. Volevi. 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 Che fanno questi? Ok. Raga, io ho molta difficoltà con sti piani. Quale cacca? Se c'era una cacca e non l'ho presa, rip. Meno duro nei piani. Meno duro, meno vado indietro e meglio è. Ok, abbiamo trovato la Death Note. Perfetto, quindi si avvia l'evento di ascensione. L'abbiamo già visto nell'ultima live, questo. Raga, non siamo messi male, eh. Non siamo messi male. Monkey Poe non ci interessa, sempre se si chiama Monkey Poe quello. Sì. Assolutamente sì. È bella. No, non è left hand questa. È left hand. È left hand, Leo. Perché io ti dico è left hand e tu mi dici no, non è left hand, scusa. Boh, io non lo so, veramente, raga, venite in chat a trollare. Giusto? Stavi trollando, vero Leo? vabbè, dai, mi hai chiesto scusa. Ti perdono, ti perdono. Ti perdono. Sto pensando che potremmo addirittura provare ad affrontarlo, The Beast. Per come siamo messi. Perché non siamo messi malissimo, eh. Cioè, non è che siamo super OP. Quello che mi preoccupa è il range. Left hand ci potrebbe far diventare cappi, ma sarebbe una cosa troppo bella per succedere, veramente. Poison bombs. Sticky, poison e scatter. Ottimo. Raga, sto pensando una cosa. La red key. No. La red key va al posto della chaos card. Va al posto della chaos card, quindi niente. Rip. Rip sogni di gloria. Perché non è un oggetto attivo, purtroppo. Cioè, la red key è un oggetto attivo, ma la cracked red key, o come cazzo si chiama, non lo è. Ma ste cacchine su The Beast come funzionano? Ma io non so se conviene continuare il piano o meno. Cioè, prendi altra roba, sì. In teoria sì, ci possono stare le chest. Prima ho trovato delle chest rosse. Mamma mia, Azazel comunque OP. Fammi vedere se ne vale la pena. Vabbè, per adesso non abbiamo trovato nulla. Le stanze segrete non ci sono, ok. Finisco malissimo nella lava, è probabile. Questa è la pillola che non abbiamo preso prima. Che palle, raga, ci sono rimasto malissimo. Io pensavo di portarmi la caos, allora potevamo usare prima. Tipo la mamma. Vabbè che tanto non cambiava niente, l'abbiamo sfondata. Missing page. No. Inutile. Madonna, quanto mi fanno schifo i ragnetti piccoli. Le treasure room sono aperte e vuote, giusto? Ah no, questo no, perché non l'avevo preso. Oggetti me li sta dando, ma inutili. Mi dovrebbe dare una bella chest rossa per darmi qualcosa di buono.
Io continuo, raga. A sto punto continuo. Soprattutto perché abbiamo The Left Hand, l'oggetto che Leo non ha saputo riconoscere. The Empress. Forse è no, è meglio niente, perché alla fine nessuno... Nessuno me lo potrei portare. 17 chiavi? Assolutamente sì. Non vedo un cazzo con tutte ste merde. I cappi! Io non lo so veramente. Cioè, Leo, ah, io qua, io gioco, io a me piace. Oh! Tutte ste ceste rosse non me li dai i pezzi di cappi? Che m'ha cacato? Non l'ho visto. Che sfiga, veramente. Ah, m'ha cagato una rossa. Vabbè. Forse è pretendere un po' troppo, eh. Io non so se devo lasciarmi un paio di chiavi. Per sicurezza me le lascio, perché non so se quella chest si apre solo con la chiave. No, raga, non lo posso prendere. Mannaggia la puttana, non lo posso prendere, raga. No, 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 no. E questo mi porta un cuore rosso. Aspetta, ma i cuori blu e neri rimangono? Fermi tutti. Aspetta, aspetta, aspetta. I neri e i blu rimangono? Solo i cuori rossi mi toglie? Sì, al 99%. E allora 1 e 2. A voglia. Easy. Però aspetta, ma mi manca un pezzo ancora. Però vabbè, 9 vite non mi fanno schifo. Tanto le 9 vite le spenderò a morire a, a ripetizione da The Beast. Cazzo. Oh, 2 danni così? Non prendo danni da 18 stanze. Poi così tic. Easy. Bombe a non finire. Io non lo stavo prendendo. Madonna, c'ho le mosche con BFF. Me ne sono accorto adesso. Ottimo, holy water. Meno male che l'hanno buffato, perché faceva veramente cacare prima. Le mie cacchine stanno facendo i numeri. Non sono riuscito a spararli. No, che cazzo è esploso? Sto maledetto è esploso, che stronzo. Oh, mi sono perso un soul art? Mio, mio. Raga, comunque stavamo super forti. Abbiamo un po' cagato fuori dalla tazza. Questi sono straforti, non muoiono mai. Mi ricordo che all'ultima run mi hanno messo veramente in difficoltà quei cosi. Item room giustamente vuota. Dovremmo essere arrivati, mi sa. Non mi sento più così tranquillo con quei cuori, però. Ah, no, 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 non è l'ultimo ancora. È lui, raga, è lui, è lui. Ma vai a fare in culo. Perché l'ho trovata qui? Ah, ok, perché l'avevo messa qui. E niente, addio alla nostra Chaos Card. Purtroppo la chiave ci serve necessariamente. Buono. Bella, beh. Vai, tutte merdine, vai. Un altro di questi? Meno male che sono due volte ce lo inculiamo con Holy Water. Ero da Utopia a vedere l'ultimo boss. Bravo, bravo. Bravo che vai da Utopia anziché venire qua. Bravo, bravo. Una palla. Scusa. No. Io non ci credo. Che cazzo ho fatto? Madonna. Vabbè, no, non posso dire queste cose in live. Sto zitto. Cioè, F veramente. Qua mi dà una stanza nascosta, raga. Ah, no, ogni stanza c'ha la stanza in più, è vero. Vabbè, tanto non posso farlo, cioè mi serve la chiave. Nel caso avessimo già sbloccato, allora sì. Che fa questo? Porco Giuda!
Sì, ma stai calmo. Peccato, sarebbe stato figo esplorare quella parte. Tante cose che ora ho capito. Quindi le cose che ti ho spiegato io l'altro giorno, vabbè, tu dimmi come evitare quei danni. Ha spiegato anche come evitare quei danni impossibili. Madonna, stavo per prendere Curse of the Tower. Che poi Curse of the Tower io la prenderei. Ma dove cazzo devo andare? Di qua. Abbiamo finito. Ah, sulla storia. Vabbè, bastava chiedere. No, non abbiamo finito ancora. Abbiamo una mega holy water. Ho preso un botto di danni così. Ah! Dimenticavo, ci siete anche voi? Dimenticavo. No, raga, quei mostri sono... Io non capisco, veramente. Cioè, quando li hanno creati, sti mostri qua, no? Non si sono resi conto che forse avevano leggermente esagerato? Cioè, guardali. Io non so neanche se mi beccano qua. Però io posso fare una cosa. Porco... Vaffanculo, va. Cioè, sono amorfi quei cosi. Sono assurdi. Meno male che c'ho sto solo generator. Bomba alla porta, sì, infatti. Abbiamo avuto la stessa idea. Dai, mi ha tolto tutto. Mi ha tolto tutte le moschine, tutte le cacchine. Sto maledetto. Gli vai a dire agli Otobi se mi raida, mo che ha finito? Magari ogni tanto raidano. Capito? Range up, ok. Raidano pure gli stronzi come me, no? Oh, non finisce più, guarda, mo ci stanno tutti sti mostri di merda. Mo non trovo più la via, guarda. Che cos'era questo? Non lo so. Immagino esploda in un miliardo di cose. Oh, ma perché non gli faccio danno? Porco Giuda. Ok. Perfetto, ovviamente inutile dirlo che avevo sbagliato strada. Ho capito che devo farmi il master. Madonna, mi sta salvando quell'oggetto. E queste? Oddio, che belle! Ma sono bellissime. Vabbè, soldi ottimi. E il Beggar ottimo. 500 HP. Ma insomma, non è che c'è. Prima stavo full. Algiz è ottima, ma non la posso prendere. Dai, c'è sto HP up. Eccolo qua, è arrivato. Vai. Oddio, pensavo di non aver preso la key. Raga, per un attimo. Perché ci sono due cracked key? Fermi. Ma quindi se io lascio un trinket ogni piano, in ogni piano mi trovo una cracked key? Ma seriamente? Oh, questo esplode in un botto di roba, mi sa. Vuoi morire, per favore? For cortesy? Vuoi morire, pezzo di merda? Grazie. La cracked key. Cracked key, cracked key. Allora, fermi. Io ho un altro pezzo di chiave qui, giusto? Sì, e io voglio usarla, raga. Per trovare... Wow! Ridammela, va. Madonna, immaginati se la perdevo. Tutto sto bordello per niente. Ok, cacche. Fate voi, cacche. Bello, mi è piaciuto. Sì, è stato molto intenso. Questa è una stanza del cazzo, mi sa.
Ah no, in realtà no. Quei colpi hanno superato un po' la... le rocce a quanto ho visto, eh. È una stanza di merda, sì. Vabbè, ci vorrebbe la chiave più che la... la cracked key. Io dico cracked. Dovrebbe essere cracked. La cracked key. E vabbè, ma quante stanze? Ah, così proprio, brutale. Mi sa che sei morto, Plum, mi dispiace. Mi dispiace per te. Cuoricino. Mi sto fullando, però. No, una stanza con questo, no! Muori! Muori! Uff. Meno male che c'ha mi da staccia quella, quelle cacchine gialle so OP. Posso per favore trovare la fi... Ma che cos'è sta roba? Ma neanche al Mondezzaro ci sono tutte ste mosche. Hai preso danno dalla mosca bianca, veramente, vabbè. Deficiente. Oh, The Chariot, non mi interessa. Ah, oh, l'abbiamo trovato, che dite? Vado avanti? Era meglio se andavo, andavo via. Ok, easy. Easy. Vai, andiamo su, va. Dovremmo aver finito? Oh yes. Oh yes. Ah, è rossa, vabbè, easy. Raga, questo è 100%. Ma se dormo che succede? Non dormo. Questo è 100% l'ultimo pezzo di cappi. È l'occhio. No, due cuori, vabbè. Giusto per provarci. Cuore rosso, inutile. Sti cazzi? Giusto? A meno che non mi dà qualcosa che conosco. Balls of Steel, eccolo, l'ho ritrovato. Ridammi subito la mia chiave. Questo non so cosa faccia, c'ho paura che mi teletrasporta in posti strani, quindi no. Dormi. E GG! Abbiamo Azazel con lo sputazzo, raga. Bellissimo. A posto. Io sono a posto. Mo, moriamo, non moriamo, non fa niente. Volevo avere la mia Chaos Card, purtroppo non l'ho usata. Non so che succede, ma GG. Abbiamo sbloccato, toccandolo, il personaggio... il Tainted di questo personaggio. Quindi, Tainted Azazel. Ossia, ogni personaggio... ci sono 16, se non sbaglio. Sì, la Cracked Key serviva a questo. La prima volta devi aprire questa porta per sbloccare il personaggio. Infatti, l'obiettivo di questa run era proprio questo. Sbloccare il personaggio. Dopodiché si va al boss finale. Però qui... Piero cazzi in culo proprio di quelli... pesanti. Ma già ho preso danno? Ma prenderò proprio il cazzo proprio in una maniera incredibile. A molti può piacere, ma a me no. Questo mi farà male boia sto tizio. No, ma non tanto lui, Dogma non è difficile. Cioè, oddio, non è facile, ma non è neanche super difficile. È The Beast che credo sia impossibile con range che c'ho. Anche se ste cacchine sono OP. Cioè, io adesso, questo personaggio qua, questo mostro qua, come faccio a fargli male se gli devo stare super vicino? Lo carico di bombe? Mi ho fatto un cazzo con le bombe. In realtà sta già a metà. Vedete le cacchine? Sono super OP le cacchine. Con la bomba gli ho fatto abbastanza però, eh. Tra l'altro sono sticky bombs. È morto. No, Dogma è easy, raga. Dogma è proprio easy. Dopo aver battuto Isaac... mo te lo spiego, aspetta. Allora, o lo shottiamo... Però, raga, devo starci troppo vicino. Io non l'ho... Allora, The Beast, calcolate, non ci sono mai arrivato. Mai. Quindi... lo conosco, ma non l'ho mai affrontato io. Ho premuto per sbaglio. Le cacchine! Non ci sono mai arrivato perché mi sono sempre fermato qui. Ok, le bombe cadono. Gli cadono in testa? Vaffanculo però. Cioè, come faccio a fargli danno se non ci arrivo?
Che succede? Ok, le bombe gli scoppiano instant in testa. Quindi posso fare così? Eh sì! Sto prendendo un botto di danno, raga. Non lo so fare io sto boss, raga. No, no, infattibile no. Ho cagato una bomba per sbaglio. Infattibile no. È fattibile. Però io non lo conosco. Cioè, non so farlo. Questo è paura sicuro. Ho perso un sacco di HP, raga. Deve stare più giù. Ah, ok, questo lancia le mega bombe. Ok. Io non mi sembra neanche il più difficile tra tutti. Porco. Vaffanculo. Eccolo, vai. Adesso approfittane. Approfittane. Vai con le bombe. È morto? No. Non è morto. È morto. Occhio a morte, che immagino che sia il prossimo. Ma sono morto pure io. E quello è il problema. Ah. Ha beccato. Raga, è difficile. Sono morto, raga. Sono morto. Che cazzo fa? Ah. Bello. Holy Water però intanto sta facendo il suo, eh. Purtroppo non posso lanciargli le bombe perché sta troppo in alto. È morto? No. Oddio, pensavo fosse... Che cazzo è? Ma che tu sei ammattito? Muori! È morto! Oh 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 oh! Due cuori the beast, raga! Easy, easy! Ce la facciamo 100-100, eh? Cioè, non so neanche come picchiarlo. Non so neanche che fa. Non me lo ricordo. Ah. Non gli posso lanciare bombe, raga. Mi piace comunque che sto boss ti cambia completamente il gioco. È diventato airtype. Aiuto! Ok, mo fa il brimstone. Giusto? Ah no! Succhia! Sta succhiando! Aiuto! Risucchiamo la bomba! Risucchia la bomba! Vai! Vai, risucchia le bombe! Vai, succhia! Porco il cazzo, che botta! Sono morto. Easy! Ma che cazzo! C'ho 8 vite! No, aspettate, ma io le 8 vite le rivivo qua? Mi state dicendo che le 8 vite non ricomincio da capo? Ma che cazzo mi state dicendo? No, il risucchio... Ok. Vai, risucchia le bombe. Suca! 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 Non suca più. Madonna. Easy. Oddio santo. No raga, se continuo sempre con un cuore, cioè non ricomincia la fight. Che è successo? No. Ma dai, ma mi spunti così. No raga, potrei anche addirittura farcela, eh. Potrei, eh. Beh, Azazel, personaggio super OP. Dai che sei morto. Arrenditi. Non hai più neanche le corna. Pezzo di merda. Ho finito le bombe. Che sfiga. È morto, raga. È morto. Cioè, basta. Arrenditi, cazzo. Arrenditi. Metti una parola fine. Dai, la prima volta che faccio The Beast. Dai. Morto? È morto? Gigi! Mother of harlots asunder and setting the blood lake to a boil. As the beast descended down into the lake. Incredibile, raga. Sì, avevo altre 8 vite. Però aspetta. Visto che c'è la fine, ve la faccio vedere. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without. Sì, la conosco, goodbye. He saw his mother sleeping and his father taking money. Sta rivivendo tutto il contrario. Il padre gli ruba i soldi, loro che litigano. And the guilt he felt for what he believed he was causing.
He felt the pain in his stomach during those sleepless nights and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry pulled from his being. Bello. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Good boy. Okay, so, Isaac and his parents lived in a small house on the top of a hill. E si ricomincia. Bello, raga, bello, 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 bello. Bello. Questa la metto su YouTube. Sta run la metto su YouTube perché state incredibile. Incredibile, incredibile. Incredibile. Raga, non me l'aspettavo. Devo essere veramente... Allora... Perché non me l'aspettavo? Perché normalmente quando c'hai 9 vite tu perdi e ricominci la stanza da capo, cioè la ricominci, vai alla stanza precedente. Io pensavo che morendo sarei ritornato indietro all'inizio della battaglia, invece no. È OP. 9 vite è OP, cazzo. M'ha salvato.